tutto operativo della Protezione Civile. Ci hanno detto che abbiamo confermato che l'Italia ha adottato il principio di massima precauzione. Quindi allo Stato abbiamo esaminato tutti i risvolti, tutti gli aspetti, i numeri. Devo fare un ringraziamento veramente caloroso, caloroso da parte di tutti i componenti del governo, ma penso di interpretare il sentimento di tutti i cittadini, a tutte le volontarie, a tutti i volontari della Protezione Civile. Pensate, in poche ore sono riusciti a organizzare un servizio di verifica, di controllo, di monitoraggio che ha coinvolto 62.000 cittadini passeggeri, 521 voli internazionali. La nostra Protezione Civile è un fiore all'occhiello a livello internazionale, di un'efficienza mostruosa. E ovviamente abbiamo detto che dobbiamo continuare ad aggiornarci, perché stiamo parlando comunque di un rischio sanitario che richiede un costante aggiornamento. Dobbiamo mantenerci flessibili, se del caso dobbiamo tornare ad aggiornare le nostre misure, proprio perché mantengano quella soglia di massima precauzione per tranquillizzare e proteggere al massimo la salute dei cittadini. Mi avete chiesto il caso, col ministro ci siamo aggiornati, stiamo facendo su un caso sospetto tutte le verifiche, al momento non abbiamo ancora l'esito definitivo, confidiamo ovviamente che possa rivelarsi negativo al coronavirus. Questo è quanto. Grazie.